Allora, davanti a un folto pubblico presenterò un piccolo lavoro, che l'ultimo lavoro, l'ultima casetta unifamiliare che ho realizzato in Ticino, per poi parlare invece dei lavori che ho eseguito con i ragazzi del primo anno dell'Accademia di Architettura. Allora, prima di tutto, per presentarmi come architetto, come detto, vi mostrerò un piccolo oggetto che ho realizzato in Ticino, un cantone che voi tutti conoscete. Questo nelle immagini, spero si possa vedere qualcosa Beh, comunque queste sono le immagini del Ticino, quello che tutti conoscete. In realtà però a noi architetti ticinesi capita raramente di doverci confrontare con situazioni di questo genere. A me è capitato, per dire una volta sola, di realizzare una casa in un contesto così eccezionale, in questo contesto prealpino. Questa è una casa realizzata in una vallata remota, che ha suscitato peraltro grosse polemiche per alcuni anni, per un discutibile, secondo gli avversari, inserimento nel paesaggio di questo oggetto. In realtà noi non operiamo in questo contesto, ma operiamo in questo contesto, in queste periferie che sono caotiche, dilaganti, ce n'è ovunque. Questo sicuramente anche conoscerete, del cantone Ticino, e purtroppo questa è un'immagine che potrebbe essere stata scattata in qualsiasi posto del mondo, purtroppo, e davanti a questa immagine nessuno in realtà si scandalizza. Di fronte a questo tipo di contesto, dove io sono chiamato più delle volte a lavorare con piccoli oggetti, con piccole case unifamiliari, la reazione mia di architetto è quella di rifiuto, di non accettare questo tipo di contesto, e quindi di chiudermi a riccio su me stesso, come dimostrano i progetti che non illustrerò quest'oggi, ma che ho realizzato nel corso di alcuni anni. Questa è la mia prima casa unifamiliare, realizzata nell'86. Non parlerò di questi progetti, però ecco, credo che si capisca chiaramente questa volontà di chiudersi verso un contesto che è un contesto privo di qualità. Questa è una torretta difensiva che si difende da quello che succede attorno. Intanto vi è ancora un prato, c'era un prato, ora non c'è più quel prato, ma ci sono le casette che tutti voi conoscete. Ecco, ora vi racconterò la storia di questo progetto, di questa casa unifamiliare realizzata a Sementina, un piccolo paese al centro del cantone Ticino, nella periferia che tutti conoscete. Ecco, non c'è ordine, ci sono strade un po' ovunque, c'è una parcellizzazione piuttosto casuale, e il mio mappale, andiamo. Voilà. La particella è questa. Scusate. Vedete l'accesso alla particella, le case di sempre, un accesso molto difficoltoso. A peggiorare le condizioni o complicare la situazione, un pendio piuttosto ripido con della roccia, per cui una presenza di roccia importante, che obbligava ad un progetto piuttosto difficile. Questa è la vista verso sud, per cui non la vista sul lago, non la vista sulle Alpi, ma la vista su quello che probabilmente è il paesaggio che contraddistingue sicuramente il Canton Ticino, ma anche il resto del mondo, o del nostro mondo. Per cui ecco, qui si trattava di trovare un pretesto per realizzare una casa che perlomeno potesse far vivere meglio chi si era rivolto a me per farsi fare un progetto. E allora, come un raddomante, ho scoperto che in questa situazione, purtroppo scusate, ma ecco, qui c'era un varco,
e l'unico varco interessante che c'era e permetteva la vista oltre le case che abbiamo visto. Ecco che allora il progetto si è focalizzato su questo aspetto e praticamente ho fatto una casa estremamente chiusa, stretta, così da non dover effettuare degli scavi importanti in roccia, non abbiamo neppure toccato un grammo di roccia, e poi la casa l'abbiamo orientata quasi come un obiettivo, l'obiettivo di una macchina fotografica, sull'unico squarcio di vista garantito da questa situazione. Lo si vede uno sguardo dal davanti, da sud, e questo obiettivo di questa macchina fotografica che si orienta verso la parte migliore. L'organizzazione della piantina la vedete al piano terreno, cioè il piano d'ingresso, quello più basso, l'accesso al piano superiore dove il soggiorno e il pranzo si orientano su questa terrazza. Al piano superiore, ecco, vedete la terrazza, per cui la verifica che effettivamente anche a casa realizzata si gode di questa vista. Piano superiore, e il piano superiore che invece si apre verso la roccia, verso la montagna retrostante, verso la tranquillità di quel bosco che abbiamo esistente. Ecco, una bella casa, una brutta casa, probabilmente discutibile, sicuramente però è una casa dove perlomeno i proprietari vivono bene, che però come tutte le altre case, come le altre case tutto attorno, non ha contribuito a creare una città migliore. Ed è triste doverlo ammettere, ma così non è con queste case, magari anche di qualità, che si riesce a costruire una città. Io ho in mente un'immagine con una casa di Botto, una casa di Galfetti, una casa di chi lo sa, di Vacchini, eccetera, ma queste case messe una assieme all'altra probabilmente non riescono a fare città. E allora, ecco, cosa fare? Beh, innanzitutto riconoscere che vi è un problema e poi cercare delle soluzioni, e queste soluzioni ho avuto la possibilità di poterle cercare in Accademia. L'Accademia di Architettura si fa ricerca sul nostro territorio, sul nostro spazio di vita, e la si fa elaborando progetti che spesso indicano strade diverse da quelle convenzionali. Purtroppo queste ricerche, e ne abbiamo anche un esempio in questo spazio, restano spesso confinate nelle aule e poi negli archivi della scuola, e poi per finire vanno al macero. Si spreca in tal modo l'occasione di farle conoscere ad un pubblico più ampio e di conseguenza l'occasione per poter dibattere su problematiche, quelle legate al nostro spazio di vita, che raramente vengono affrontate da un pubblico laico che sa scandalizzarsi, per esempio, per una costruzione di una minuscola casetta dal linguaggio contemporaneo in una valle remota, l'esempio che vi ho mostrato prima, ma lo stesso pubblico assiste invece impassibile alla devastante e scriteriata edificazione dei nostri fondovalli. Pochi temo sono consapevoli che il territorio, oltre ad essere un bene comune, è un patrimonio limitato, e così nell'indifferenza generale, con la complicità di tutti, architetti, pianificatori, urbanisti, politici, amministratori, investitori e proprietari privati, lo stiamo dilapidando e distruggendo questo territorio. Con questo esposto non ho la pretesa di presentare soluzioni compiute o risolutive per un uso più razionale del suolo, non ho la pretesa di risolvere problemi, ho però la pretesa quantomeno di sollevare il problema. Con quanto esporrò, oltre a stimolare una purtroppo assente coscienza territoriale, vorrei nel mio piccolo suscitare, se non un dibattito, almeno una riflessione sulla gestione del nostro territorio, perché solo attraverso il coinvolgimento, la partecipazione e la consapevolezza di tutti che potremo migliorare il nostro spazio di vita. La presentazione che seguirà tratta delle nostre periferie urbane, dico nostre perché da Irolo fino a Roma, insomma, dappertutto, le nostre periferie hanno una possibilità di riscatto e di riqualifica, e questo attraverso progetti alternativi che innanzitutto promuovano la creazione dello spazio pubblico,
grande assente in queste aree. Tratta questa esposizione di un progetto che oggi, con le normative attuali, non potrebbe essere realizzato, e pensare che basterebbe poco. Tratta di un progetto che mi auguro induca a riflettere sullo spreco del territorio generato invece da norme edilizie e da piani regolatori, che invece quelli sì si possono fare. Il luogo prescelto è un'area periferica di Giubiasco, dunque presenterò il lavoro realizzato con gli studenti del primo anno di architettura, mentre qui ho visto la maggior parte dei lavori è un lavoro di studenti del diploma, dunque di 5 anni dopo, no? Io quando guardo questi lavori con quelli dei lavori diploma mi dico, beh, lavoriamo bene, no? Questo è un inserto pubblicitario. Allora, dicevo, il luogo prescelto è un'area di Giubiasco, una cittadina al centro del cantone Ticino, un'area periferica esemplare, come purtroppo mille altre che caratterizzano il nostro paesaggio, da Airolo a Chiasso, a Como, a Varese, e appunto disgraziatamente ce n'è proprio per tutti. Un sedime pianeggiante, già quasi totalmente occupato dalle villette di sempre, dove accanto a stabilimenti industriali troviamo uno stand di tiro, il tracciato ferroviario, qualche industria, diciamo un contesto arcinoto. Attorno vi sono altri quartieri periferici edificati negli anni passati e costituiti da singole particelle, dimensionate però con una certa generosità. Negli anni 70 erano particelle di 600 metri quadrati o anche più grandi, negli anni 80 da 500 metri quadrati. Degli anni 90 da 400 metri quadrati. Ora, sotto la pressione della speculazione e la fatale minore disponibilità di terreni liberi, il territorio, lo abbiamo detto, è un bene limitato, le particelle si sono ulteriormente ridotte, dimezzate, raggiungendo come le quartiere oggetto della nostra analisi superfici di 250-300 metri quadrati. Dunque, se a fronte della dissipazione del territorio ciò potrebbe costituire la premessa per una sana e razionale densificazione degli insediamenti in grado di promuovere la qualità degli spazi pubblici e di quelli privati, qui come altrove ci si trova confrontati con esiti perlomeno discutibili, dove la densificazione si è tradotta esclusivamente in riduzione quantitativa degli spazi esterni e inopinabile promiscuità edilizia. Si vede l'immagine, è abbastanza evidente, piccola ma eloquente. Per comprendere meglio la problematica legata al tema della densità edilizia e contestualizzare questi quartieri residenziali rispetto ad altre differenti modalità insediative, gli studenti hanno analizzato il nucleo di Arzo, un piccolo paesello del Mendrisiotto al sud del cantone Ticino. Un paese come tanti, con ancora preservata la qualità del suo centro storico e il quartiere alla periferia di Giubiasco. Questi sono due modelli volumetrici realizzati dai ragazzi, molto, molto schematici. A sinistra il nucleo di questo vecchio paese e a destra invece la periferia che abbiamo analizzato. Sostanziali le differenze tra le due tipologie insediative. Qui mostrerò delle immagini del nucleo. E probabilmente niente di nuovo, no? Allora, caratteristiche del nucleo: l'alta densità edilizia, anche perché nel passato vi era un utilizzo razionale e intensivo del territorio, che un tempo era un bene di primaria necessità per l'agricoltura, per l'allevamento e quant'altro. L'alta densità, quindi, è una caratteristica. L'edificazione a confine, un'ulteriore caratteristica. Spesso chiedo ai miei ragazzi, ai miei studenti, ecco, immaginatevi un qualsiasi nucleo di un qualsiasi centro storico, cioè immaginate di edificare un qualsiasi nucleo del centro storico con le norme edificatorie attuali, 4-5 metri da confine. Sarebbe impossibile. Tutti decantiamo questi spazi pubblici, eppure le normative non ci danno la possibilità di farlo. Allora c'è qualcosa che non va, no? L'edificazione a confine è quindi un elemento importante, caratteristico di questi nuclei, di questi paesi.
L'edificazione in contiguità, dunque la possibilità di costruire una casa una attaccata all'altra. La delimitazione e la definizione degli spazi pubblici e privati, un altro tema estremamente interessante. Ed è il passato che ce lo dimostra, basta riuscire a vedere, no? Guardarsi attorno a quello che, difatti, poi cerchiamo anche di insegnare ai ragazzi, no? A vedere ciò che stanno guardando. Ecco, vedete la delimitazione degli spazi pubblici e privati, non c'è uno spazio residuo, no? O il giardino o la casa. E questo fatto con elementi molto semplici, con un muro di cinta, ad esempio. O di nuovo un'altra immagine. Questo è l'accesso a una piccola corte, la creazione di uno spazio privato interno. L'assenza di spazi residuali. Ecco, vedete anche piccoli residui di 3-4 metri o di una decina di metri quadrati vengono subito utilizzati per farne un giardino, per farne un luogo di un luogo di qualità. Vi sono degli elementi di riferimento nei nuclei, i municipi, le chiese, le piazze. Con la scuola spesso quando andiamo ad Arzo ci fissiamo un appuntamento, ci troviamo alle 9 nella piazza del paese. Io vi garantisco che finora in 5 anni alle 9 nella piazza del paese ci sono tutti. Quando poi la volta successiva ci incontriamo in periferia e ci incontriamo alle 9 in periferia, uno non sa già dove ci si incontra. Se va bene c'è qualche negozio, qualche posteggio, ma lì diventa già un problema trovare il posto, no? Per cui nessun tipo di non c'è nessun elemento di riferimento, di orientamento, di identificazione, e questo naturalmente nuoce poi dopo al senso di appartenenza a quel luogo. La varietà nella continuità è un altro aspetto interessante o fondamentale del nucleo, cioè ogni casa è diversa dall'altra, ma non c'è la casa dominante, è un insieme, cioè ogni elemento, altro insegnamento dell'Accademia, ogni elemento fa parte del tutto. Evidentemente l'assenza dell'automobile, che nel nucleo è un elemento determinante. Nella periferia invece, e questa sicuramente lo troviamo in qualsiasi tipo di periferia, vi è un utilizzo dispersivo e irrazionale del territorio, non vi è nessuna delimitazione e definizione dello spazio pubblico e privato. Tra l'altro queste qui sono cose che io racconto anche ai ragazzi delle scuole medie, ai ragazzi delle scuole elementari, e sono cose che i ragazzi capiscono. Ed è lì che bisognerebbe intervenire, prima che i ragazzi arrivino all'Accademia, o che arrivino qui davanti ad ascoltare, no? E da questo punto di vista io mi sto impegnando anche in questo tipo di insegnamento, ecco, di portare, tra virgolette, il verbo anche nelle giovani generazioni. Se pensate che poi nelle scuole elementari si insegna educazione dentaria, cioè a lavarsi i denti, aver cura della propria bocca, e uno non si lava i denti, beh, peggio per lui, no? E fece il territorio, se uno non lo tratta bene con la propria casa, fa danni per tutti, no? Per cui assenza di elementi di riferimento, ecco qui evidentemente, siccome non ci sono questi elementi di riferimento, non c'è neppure la fotografia. Prevalenza degli spazi residuali, beh, qui ne trovate veramente di tutte le razze, no? Strade che vanno a cozzare contro il nulla. Ecco, questi spazi assolutamente insignificanti, come se poi ne avessimo a disposizione a chilometri quadrati, no? di territorio. Ecco, trovo questa immagine di uno squallore disarmante. Assenza dello spazio pubblico, di nuovo, non esiste. L'assenza di privacy, ecco, guardate questa immagine con il tavolino vicino al posteggio del vicino. O questo giardino di una miseria. Eppure la gente lì ci va e ci vive, eh?
ci vive. Poi dopo leggevo l'altro giorno sul giornale di un processo in uno di questi quartieri, no, di un vicino, che poi qui è diventato non vicino ma troppo vicino, no? E questo qui con una tanica ha cosparso di benzina il vicino, poi ha tentato di incendiarlo, no? E queste sono le situazioni che troviamo, no? Ecco, la definizione dello spazio privato è quello. Cioè uno va, non sta nel nucleo, esce fuori per trovarsi un giardino, per uno spazio privato, e poi si accontenta di questi brandelli di spazio che è assolutamente privo di riservatezza o di privacy. Con tutto l'amore che poi ci mettono, la fontanella, ecco, alla fine questa gente vivrebbe bene in case migliori di queste, no? Questa qui è la vista da un soggiorno. Guardate che immagini così. Se io faccio un chilometro a sud o a nord, ne trovo ovunque, no? Eppure qui nessuno si scandalizza di questo tema, no? Beh, la presenza invasiva dell'automobile, qui mi sembra abbastanza eloquente, no? L'immagine, o questa, no? La macchina diventa l'elemento dominante all'interno dello spazio. Ecco, questa qui, questa macchina, che punta i fari abbaglianti sul soggiorno di quello che poi esce. Un giorno uscirà anche questo qui con la benzina, per forza, no? Ok. In estrema sintesi, quindi, nella periferia nessun controllo dello spazio pubblico, nessun controllo dello spazio privato, di fatto nessun disegno della città. Abbiamo così capito che è lo spazio pubblico il vuoto che definisce la qualità di un luogo e che tale spazio deve essere di relazione e non residuo. Sorretti da tale consapevolezza, abbiamo quindi elaborato una nuova proposta di lottizzazione del sedime prescelto. Obiettivo: realizzare un quartiere di case unifamiliari, anche perché la casa unifamiliare è il modello tipologico più ambito, realizzare un quartiere che recuperasse le potenzialità e le qualità spaziali riscontrate nelle analisi del nucleo storico del villaggio che avevamo in precedenza analizzato, quello della foto, dell'immagine a destra. Partendo dal presupposto che nel nuovo quartiere dovevano trovare spazio almeno 23 unità abitative, quanto quelle esistenti, abbiamo innanzitutto ridisegnato con i nuovi muri cinta le singole particelle. Abbiamo difatti ridisegnato l'inesistente nell'esistente, cioè lo spazio pubblico, i percorsi pedonali, la piazza e un parco. Abbiamo cioè creato lo spazio pubblico attraverso la definizione di quello privato. Si capisce dall'immagine, immagine a destra, riuscite a leggerla? Un concetto strategico fondamentale: creare lo spazio pubblico attraverso la definizione di quello privato. Cioè creare lo spazio pubblico attraverso la definizione di quello privato. E ciò a costo zero per la collettività. L'automobile è stata espulsa dagli spazi privati e i parcheggi lungo le strade perimetrali esistenti definiscono con i nuovi viali alberati il limite esterno del nuovo quartiere. All'interno delle particelle, 200-250 metri quadrati, quindi addirittura più piccoli di quelle che abbiamo visto nel disastro analizzato in precedenza, all'interno di queste piccole particelle ogni studente ha poi elaborato un proprio progetto di casa economica, di casa per l'uomo comune, per colui che di fatto con la complicità di pianificatori e architetti sta occupando nei modi che purtroppo conosciamo le nostre periferie. Per regolare l'edificazione, qui ci manca. Vabbè. Per regolare l'edificazione dei singoli lotti sono state definite 8 semplici regole contro le oltre 180 in questo caso, poi di solito magari sono anche 240, 300 regole edilizie che regolano tutto, dal colore della cinta alla, tutto, regolano tutto, ma di fatti non regolano la qualità dello spazio, no?
E noi con 8 regole abbiamo cercato invece di regolare, di dare forma a questo spazio. 8 regole contro le 180. E con queste 8 regole poi è stato realizzato questo quartiere. Sono regole molto semplici. Il muro di cinta lungo tutto il confine, alto 2,30 m, è obbligatorio. Dunque c'è l'obbligo di fare il muro di cinta, e questo perché, l'abbiamo visto nell'immagine del nucleo, il muro di cinta crea una netta divisione tra lo spazio privato, ma allo stesso tempo garantisce anche la definizione dello spazio stradale. Guardate che nel Cantone Ticino c'è un unico comune, Monte Carasso, dove Luigi Snozzi ha fatto 30 anni fa questo piano regolatore innovatore, l'unico comune dove il muro di cinta a confine è obbligatorio, e questo deve avere un'altezza superiore o minima di 80 cm. Negli altri comuni invece si può fare il muro, ma questo può avere un'altezza massima di 80 cm. Capite la differenza di mentalità, no? Cioè il muro è l'elemento che definisce lo spazio pubblico. Poi quello che capita oltre quel muro cambia poco. Muro di cinta obbligatorio. L'edificio può occupare la superficie pari alla metà della superficie del fondo. Nel muro di cinta è permessa solo apertura dell'ingresso. L'edificazione in contiguità e lungo il confine è ben inteso possibile. L'altezza obbligatoria dell'edificio è di 2 piani. Le pareti del primo piano confinanti con particelle private non possono avere aperture, magari dette così diventano un po' difficili da capire. Muri e edifici sono realizzati con un unico materiale. Tutti i parcheggi sono posizionati lungo le strade perimetrali, non dunque all'interno della proprietà. E questo è il progetto poi finale realizzato dai ragazzi. Non entrerò nel merito dei singoli progetti, però il risultato finale è che nell'area residenziale analizzata ora vi sono 23 case di qualità. Quello che possiamo fare, questa è l'immagine del modello, con i 36 progetti, anzi con i 23 progetti di 23 studenti diversi, dove sono evidenti quelle caratteristiche che avevamo individuato nel nucleo. Cioè l'alta densità mi sembra evidente, l'edificazione a confine, ecco vedete tutte le case praticamente occupano il confine. E questo è un esercizio che si fa rarissimamente, ma non sto. Questa è la nostra particella. Di regola voi dovete mantenere una distanza di 3 metri dal confine. Addirittura a Malnate avevamo fatto un anno, un lavoro di questo genere, e le distanze da confine erano di 5 metri. Per cui gioco forza, la casa ve la trovate, se questa la mano è la mia casa, la trovate al centro del giardino, con 3 metri, cioè niente. Se voi eliminate queste famigerate distanze da confine, oltre a garantire la posizione di un volume lungo il confine che contribuisce a definire lo spazio stradale, eventualmente lo spazio pubblico, voi improvvisamente recuperate un giardino di qualità sulla parte davanti. Se poi fate questo, capite, è un po' il principio che sottende a questo lavoro. Edificazione in contiguità, delimitazione e definizione di spazi pubblici e privati, questo garantito da questi muri di cinta, l'assenza ben inteso di spazi residuali, la privacy garantita tra una particella e l'altra da questo muro di delimitazione, e gli elementi di riferimento, lo spazio pubblico, le piccole strade, la piazza centrale, in alto a destra un parco con uno spazio comune, e ben inteso ancora una volta la varietà nella continuità. Per cui questa voglia di individualismo della nostra società qui in qualche modo potrebbe anche essere il motore propulsivo per un'immagine nuova. E ben inteso l'assenza di automobile posta all'esterno del. E allora, ecco, allora viva la periferia. Domanda: se vado avanti, vi annoio? Vado avanti? No, perché adesso diventa interessante. Ok.
Allora voi mi direte, bravo architetto Bricola, sta cosa è bella, adesso cosa facciamo? Quartieri, tutti i quartieri, tutte quelle belle porcate che abbiamo fatto, le buttiamo giù, facciamo intervenire i bombardieri, che peraltro sarebbe una cosa abbastanza interessante. C'è un amico appunto che chiama questa l'urbanistica, l'unica urbanistica interessante oggigiorno sarebbe l'urbanistica dei bombardieri, dice lui, no? E in effetti sarebbe efficace, però probabilmente poco proponibile, no? O poco praticabile. È vero, è un esercizio accademico. E allora chiudiamo la baracca, mettiamolo in cantina e poi al macero, no? Come tutti gli altri lavori. No, in realtà abbiamo cercato di capire se poi in realtà si può in qualche modo intervenire sul tessuto esistente, ed è questo l'aspetto interessante, io trovo, di questo discorso, che non è accademico, ma può intervenire sul territorio. Devo dire che questo tipo di proposta ha trovato anche interesse all'interno dell'amministrazione cantonale, che si sta interessando a questo tipo di progetto, proprio perché permette il recupero di spazi altrimenti non di qualità. Questo è il nucleo di Arzo, vedete la parte centrale, densamente costruita, e in basso a sinistra, qua, un quartiere di villette. Questa è la situazione, ancora una volta, per chi riesce a vederle, queste cose sono evidenti. Lo spazio pubblico, le strade, le piazze, sono visibili anche con un modellino in scala 1 a 1000, cioè una cosettina grande così. Nell'immagine vicina, appunto è la periferia che noi cercheremo poi di riqualificare, non vi è spazio pubblico, non vi è elemento di riferimento, le strade potrebbero essere ovunque o da nessuna parte, no? Ancora una volta questa immagine che è riassuntiva di tutti questi aspetti che abbiamo elencato prima, la densità, la costruzione a confine, l'edificazione dei muri a controllo di tutti gli spazi pubblici e privati, e questa invece è la periferia. Immagini nuove, direi di no. I soliti spazi residui, la solita presenza invasiva dell'automobile, i soliti spazi privi di privacy. Ecco, la privacy viene creata a questo modo, no? Attenti al cane. E allora cosa fare? Questi sono i piani regolatori, anche qui sono anche piani regolatori in Italia, non si direbbe che da noi, non si direbbe che ci siano dei piani che regolano che cosa? Regolano queste porcherie, cioè è pazzesco, no? Cioè l'unico aspetto positivo dei piani regolatori è che quando sono stati adottati 30-40 anni fa, hanno definito lo spazio edificabile e non edificabile. Prima di allora si poteva edificare ovunque. Questo è stato un pregio. Però non hanno... È stanco. Questi sono questi piani regolatori fatti da questi pianificatori che hanno un po' di rosa, un po' di verde, un po' di giallo e poi ecco pasticciano dei piani senza conoscere la topografia, senza capire gli spazi. Cioè... da funzionari, no? Questi piani regolatori di fatti cosa permettono? Permettono, invece di concentrare e di densificare, permettono questi tipi di edificazioni che a poco a poco dilagano nelle campagne, no? Oppure poco a poco cominciano a occupare le montagne, i boschi, le colline. E questo naturalmente è possibile farlo, perché il piano regolatore questo lo permette. E allora noi cosa abbiamo fatto? In quella zona che vi ho indicato prima, in basso a destra, questa sorta di forma di pesce, è questa. Questa è un'operazione di riqualifica. Riuscite a vedere la differenza tra questa foto e questa? La vedete? Qui abbiamo tracciato, questi sono i diversi mappali, e voi sapete che ci sono delle distanze da confine. Distanza di confine di 3 metri, cioè all'interno di un mappale
in zona edificabile, difatti ci sono delle zone che non sono edificabili. 3 metri su ogni parcella. Se voi sommate i 3 metri della mia parcella con i 3 metri della sua, sono 6 metri. Allora immaginatevi all'interno della zona edificabile quanto spazio sprecato. E noi come architetti, coscienti, abbiamo sempre detto disgraziati, ma come si fa a sciupare tutto questo terreno? Però questo aspetto in realtà può essere interessante. Perché? Perché lascia all'interno della zona edificabile delle fasce non edificabili che però in qualche modo potrebbero permettere degli spazi di manovra. Ed è quello che abbiamo fatto. All'interno di queste zone, ecco qui lo si vede, queste sono zone non edificate all'interno della zona edificabile. Noi cosa abbiamo fatto? Abbiamo rielaborato un sistema di percorsi senza toccare la proprietà privata. Cioè dicendo a Bricola, proprietario di questa particella, di questa prima particella, guarda, noi ti, ecco qui, sono già andato oltre, tu nei 3 metri non hai comunque mai potuto edificare nulla, ora puoi utilizzare il terreno con degli indici bassissimi, io ti lascio utilizzare il terreno con indici molto più alti e chiedo a te una sola cosa, di cedermi eventualmente una parte del tuo terreno per un nuovo percorso, per un percorso pedonale. In compenso però poi ti lascerò utilizzare anche tutti gli altri 3 metri di confine. Ecco, ma tenete sempre d'occhio questa, la particella Bricola, in realtà è la particella del signor Bianchi, quella, vedremo dopo. Per cui vedete, all'interno di questa, di queste fasce rosse, noi abbiamo inserito un nuovo percorso pedonale, abbiamo tutte le automobili, le abbiamo posizionato lungo la strada cantonale, per cui non le abbiamo portate, vedete, questo è tutto un viale alberato dove ci sono tutte le automobili, e da qui poi si dipartono delle vie pedonali, no? Collegate tra loro da piccole piazze, senza nel frattempo, cioè in questo momento, toccare la proprietà privata, perché si sa che a toccare lì è il finimondo, no? Questa è poi l'immagine, diciamo, di una parte, quella che poi abbiamo realizzato con i ragazzi, all'interno delle particelle, poi c'è la possibilità di suddividerle in altre particelle più piccole, per cui dove prima c'erano 2 case, adesso ce ne potrebbero essere 6. Dove c'erano prima 9 case, inizialmente, in questa... Che fatica, ecco, questa zona ci sono 9 case, se ne potranno realizzare ancora 1 o 2 al massimo, per cui 11 case. In realtà noi con questo progetto permettiamo l'edificazione di 36 case invece delle 11 possibili. Con poi degli spazi pubblici, un nuovo la macchia grande con i 2 rettangoli bianchi, un centro coop, una casa dello studente sulla sinistra, sulla destra i campi da tennis, sulla piazzetta al centro del nuovo quartiere un piccolo bar, delle sale multiuso nell'angolo più in basso, eccetera. Allora, adesso esemplifico questo esempio in modo più chiaro. Quelle sono le 2 particelle, la particella del signor Rossi e quella del signor Bianchi. Casa Rossi e casa Bianchi. C'è una storiellina, questa però me la devo guardare perché non vorrei raccontarvi delle cose un po' strane. Il signor Rossi ha 3 figli, dunque il signore della particella di destra ha 3 figli. Il figlio maggiore cerca terreno che non trova, complice il blocco dell'estensione delle zone edificabili decretato l'anno prima dal municipio. Non si può più costruire oltre, le zone edificabili sono quelle, non andiamo a invadere la collina, non andiamo a invadere le campagne. Il padre gli cede allora una parte del suo terreno e il figlio costruisce la propria casa. Questa è la casa del figlio, del signor Rossi. Inizia l'operazione denominata, Arzo è il nome di quel comune, la riqualifica della periferia. Successivamente alla morte del padre,
ma non per forza il padre deve morire, no? Gli altri due figli del signor Rossi realizzano le loro case e vendono il terreno restante ad un amico che intende realizzarvi dei piccoli atelier e la particella trapezoidale superiore. Il confidente Mario Bianchi, a corto di liquidità e di questi tempi è facile, decide di vendere una frazione del proprio terreno e di cederne il resto alle figlie che vi realizzeranno la propria casa. Seguirà quella dei figli, dei nipoti e così via. La nuova città sta nascendo e tra qualche anno, 10-20, sarà completata. Ci sono voluti 60 anni, diceva Galfetti, per fare una città così, o le nostre città così brutte come sono, probabilmente ci vorrà qualche anno di meno per farla magari un pochino migliore. Ecco, ma sarà poi possibile all'interno di queste particelle di 200 metri quadrati realizzare una casa effettivamente abitabile? Vediamo un po' quello che hanno progettato i ragazzi, gli architetti del signor Rossi e del signor Bianchi. Architetti del primo anno all'Accademia di Architettura di Mendrisio. Cioè, non so chi di voi sa leggere dei piani, però ecco, c'è un controllo dello spazio pubblico, dello spazio privato che trovo eccezionale. Ecco, l'importante è uscire una volta per tutte da questa logica della casa in mezzo al prato, no? Cioè, fare un progetto di architettura significa innanzitutto collocare la casa in modo tale che lo spazio restante, il vuoto, il giardino diventi l'elemento forte del progetto e non il residuo del terreno dopo l'edificazione. Basterebbe questo per farci andare un po' meglio. Questi sono progetti che non mi addentro, perché però vi garantisco che di 36 progetti io non ne ho trovato uno nel quale non avrei vissuto. E questo, devo dire, anche dato da queste regole fisse, no? Ferre, che permettono una libertà estrema, però hanno il controllo di quelli che sono gli aspetti determinanti, cioè la creazione dello spazio pubblico, il muro di cinta, e la creazione di questi spazi privati, senza i quali lo spazio pubblico probabilmente non ha senso di esistere. Questi sono una serie di progetti e ho, credo, concluso. Ecco, questa è una frase che ricordo spesso ai miei studenti, cioè che la tua casa è la mia città, no? Io credo che se ne fossimo tutti coscienti sarebbe un passo avanti. È un piccolo passo per l'uomo, è un grosso passo per la città. Ecco, io credo di aver concluso.